È appena terminata la conferenza di presentazione del Parma International Music Film Festival. Siamo con Eddie Lovaglio, che è l'organizzatrice, poi c'è poi il direttore e anche alcuni amici sponsor, diciamo così, di questa iniziativa che porterà lustro in città, perché si riesce ad abbinare il discorso del cinema anche al discorso musicale in quella che per Parma è un'annata direi particolare. Direi di sì, è l'annata del Verdi, quindi noi abbiamo dedicato il premio che è la Violetta d'Oro, la miglior colonna sonora, in questo concorso internazionale, proprio perché oltre che simbolo di Parma, Violetta è anche l'eroina verdiana per eccellenza. Questo concorso è il primo a livello europeo e a livello internazionale ce n'è soltanto un altro in Canada. E quindi pensiamo proprio di iniziare a Parma un percorso che porterà Parma nel mondo e anche diciamo il cinema abbinato alla musica è diciamo qualcosa di inedito e di molto interessante che ha destato a livello internazionale un'affluenza enorme di produzioni che sono pervenute da tutto il mondo. Ci saranno le proiezioni a iniziare da domani alla Casa della Musica, dalle ore 15, quindi alle 3 del pomeriggio fino a sera, e così fino a venerdì, proiezioni in continuo, e sabato sera la cerimonia di premiazione con la cena di gala. Qui che siamo al Palazzetto Eucario San Vitale, abbiamo finito adesso la presentazione e l'inaugurazione, ci sarà ogni giorno a partire da domani mattina alle 11 ogni mattina un incontro con i registi, con i produttori, con gli attori che presenteranno poi al pomeriggio le loro produzioni in concorso, e l'affluenza del pubblico alla Casa della Musica sarà diciamo aperta a tutti, è libera e per tutti i giorni di proiezione. Chiediamo al direttore se ha già avuto modo di dare un'occhiata a qualcuna di queste opere in produzione. Non le posso chiedere chiaramente un pronostico, anche no, per non mi la gelosia popolare e anche quella, diciamo, sì, non, no, non solo visti, popolare. Ho visto tutti i film più volte. Uh-huh. E la cosa interessante è che veramente ci sono delle produzioni di altissimo livello, non solo dal punto di vista musicale, per il quale questo festival dà il nome, ma anche come qualità cinematografica. La cosa interessante è che veramente sono venute da tutte le parti del mondo, analizzando anche problemi, voglio dire, di qualsiasi tipo, sia sociali che etniche, cose del genere. Per cui faccia conto che arrivano dal Marocco, dall'India, dagli Stati Uniti all'Australia. E devo dire che sia i temi che la professionalità di questi film ci fanno ben sperare e augurare che il prossimo anno sia ancora più importante. Avete già avuto anche il supporto di sponsor importanti, vogliamo introdurli a Di Lovaglio con Claudia Oddi. Abbiamo la designer Claudia Oddi, che è il nostro sponsor tecnico, la gioielleria Oddi di Via Garibaldi, e loro ci hanno confezionato due premi stupendi in cristallo, oro e argento, che sono la Violetta d'Oro e la Violetta d'Argento. La designer Claudia Oddi, e lascia la parola. Sentiamo anche proprio la filosofia, diciamo, del premio, l'abbiamo sentita, ma sentiamo anche diciamo così proprio com'è stata la realizzazione dal punto di vista artistico. Ma credo comunque di aver colto quello che Eli e il suo marito volessero dare a questo premio, di creare un premio importante nel senso di estetica, di peso e visivo, e ho voluto dare un premio che fosse degno dell'organizzazione e dell'evento e che fosse un evento internazionale, e credo di aver colto a segno questo premio e di dare appunto l'importanza e la grandiosità. Quando si pensa a Parma si pensa alla sua grande musica, ma si pensa anche all'aspetto gastronomico ed enogastronomico, vero? Quindi esatto. Quando si è trattato di selezionare degli sponsor avete fatto un esatto. certo tipo di scelta, vero? Abbiamo avuto la fortuna dell'adesione dell'azienda Cugnaldi Traversetolo, che è un nostro sponsor tecnico, perché adesso i nostri ospiti stanno degustando i suoi vini biologici. E poi li degusteranno anche nella serata della cena di gala. Abbiamo qua il signor Cugnaldi.
quindi lascio la parola a lui. Certo, anche presentiamo un po' questa azienda del nostro territorio, perché una volta si diceva che i vini di Parma, insomma, non è che fossero all'altezza degli altri prodotti, ma credo che nel corso degli ultimi anni ci sia stata un po' una sorta di escalation, vero? Sì. Io sono qui, sono veneto innanzitutto, non sono parmigiano. Sono anche accusato di essere venuto a Parma a fare il prosecco comunque. No, sono qui da 10 anni e in 10 anni devo dire che a Parma si sono fatti dei passi enormi sul campo della viticoltura, dell'enologia, anche perché abbiamo due colossi davanti che sono il prosciutto di Parma e il parmigiano reggiano, insomma eravamo rimasti un po' troppo indietro. E direi che Parma è particolarmente vocata a fare del vino di qualità, tutta la zona collinare, e deve essere riscoperta, insomma è stata messa in secondo piano probabilmente dal parmigiano, da vari motivi, dalla guerra del grano, però adesso è il momento, insomma, di riscoprire anche questa parte. Spero che il nostro vino sia un piccolo tassello per questa festa e che rappresenti bene la famosa convivialità di Parma. Ecco, proprio esatto, il significato di questo di questa partnership, no, con Parma, sì. International Music Festival nasce proprio, no, immagino dall'abbinamento musica, la grande musica di Parma e appunto i prodotti del territorio. Esattamente, sì. Però, particolare, insomma, adesso questa sera presentiamo la nostra Malvasia, che è un prodotto proprio autoctono, molto radicato a Parma, e questa sera presentiamo uno spumante rosso. E un'anticipazione su quella, come sarà la serata di gala? Vogliamo dirlo, serata... ci sarà qualche cosa, sarà mantenuta la stessa... sarà pulita sicuramente. Beh, e nella serata ci sarà uno degli altri vini, in particolare ci sarà un pino nero, sempre un rosato spumante brutto. Dicevate Ulubiana, insomma, è una grande promessa, mi pare. Sì, questa. Sì, ma è semplicemente perché il premio Oscar, che poi diciamo che tutti conosciamo il premio Oscar, ma insomma, è chiaro che si autodetermina, no? Perché è semplicemente americano. Però il premio Oscar veniva fatto proprio come adesso noi lo stiamo riportando a Parma. Non era come adesso lo state vedendo, ma era proprio a livello di una grande cena di gala, e venivano poi, ogni tavolo era di una produzione particolare di un film. Ecco, abbiamo ricreato, come ai tempi di Orson Welles e cose del genere, veramente la stessa atmosfera, e la nostra sala delle feste del Casino di Lettura ce lo permette, perché quella è una bellissima sala, è veramente una cornice hollywoodiana, diciamo parmigiano-hollywoodiana. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Grazie.